Cari amici di Class TV Moda, benvenuti ad una nuova puntata di Class TV Moda News, il TG delle celebrities più cool che ci sia. La città cambia, ma lo stile resta. Altro trasloco per la settimana della moda. Dalla cosmopolita Milano alla sognante Parigi, un'altra capitale, ma la stessa voglia di portare in passerella tante novità. La Ville Lumière ha infatti ospitato le firme più creative del Prêt-à-Porter internazionale. La collezione di Stella McCartney, dedicata alle sirene, con il movimento delle pinne, delle code di pesce e delle onde marine su abiti, mini dress, tailleur e bustini. Sapevo che sarebbe stato fantastico, lo è sempre, credetemi, ma questa collezione è in assoluto la migliore. Non spicca un capo in particolare. Io so solo che è tutto molto sexy, veramente sexy. Un'esplosione di colori, di forme e di tessuti nei look firmati Vivienne Westwood. Che assomigli ad un vampiro o ad una geisha punk, poco importa. L'importante è che la donna Westwood sia esageratamente teatrale. Un'influenza è il deserto, un'altra la Cina, perché credo che la Cina deve essere sempre pronta a dare un supporto al mondo invece di far parte di quella pazzia che lo sta distruggendo. Chloé regala abiti lunghissimi, leggeri, quasi trasparenti, che danno quel senso di pace, freschezza ed armonia. Perfetti per giornate da cocktail e matrimoni di giorno. Colore? Ovvio, bianco. I love Chloe. And it's things that I like to see in the magazine. Io adoro Chloe. Sono quei vestiti che mi piace vedere sui giornali, sulle passerelle, ma che amo anche indossare. E ho notato che tutti i miei capi Chloé li indosso in continuazione, ovunque. Si apre con una palette di tonalità marine la sfilata di Ungaro per la primavera estate 2012. Camicie di seta, pantaloni morbidi, abiti al ginocchio stretti sul punto vita da cinture dorate, gonne lunghe dagli spacchi profondi. È la voglia di mare dopo il freddo inverno. All'inizio questa collezione era un insieme di immagini, stampe e colori. Poi ho trovato queste altre fotografie dello spazio, come queste e queste, e ho pensato di unire tutto, colori, tessuti, perché volevo veramente esprimere attraverso questa collezione l'eredità della casa, che sono appunto le stampe, i colori forti, i mix di tessuti. Preziosi e sognanti, degni di una vera principessa in stile Coco, icona di stile intramontabile alla quale sembrano ispirarsi molti dei più importanti stilisti del mondo, tra questi anche Lanvin.
So che c'è ancora tanto lavoro da fare. Noi abbiamo un laboratorio proprio qui a Parigi ed è lì che creiamo il marchio Lanvin. Poi certo, per fare un pezzo dobbiamo prima farne altri 7-8. Noi ricuciamo gli stessi vestiti per più di 5 volte, finché non sono perfetti nella forma e nel colore. Italia's Got Fashion Talent. Sergei Grinco, Mauro Gaspari e Francesca Liberatore sono i nuovi talenti che hanno chiuso la settimana della moda milanese per la prossima primavera-estate 2012. Il modo migliore per concludere una gran bella settimana della moda con i giovani che sono il nostro futuro. Dico sempre che noi abbiamo questa grande tradizione di designer che hanno fatto grande il Made in Italy. Abbiamo la necessità di dare continuità al processo creativo e la Camera della Moda è impegnata con queste iniziative ed altre proprio a favore dei nuovi stilisti. Della triade di stilisti proposti dalla Camera Nazionale della Moda e dalla Camera di Commercio, di forte impatto è apparso il lavoro del designer di origine russa Sergei Grinco, con un immaginario che richiama gli universi marini di Atlantis, in omaggio alla civiltà che ha così tanto ispirato molte religioni, scrittori e avventurieri. Una regina dei mari che veste i toni del blu, del turchese, del verde e del grigio chiaro, su chiffon trasparenti. Vero, questa collezione è ispirata da Atlantis, storia molto conosciuta ma con mia previsione. Io ho pensato di creatures sotto al mare, di tutti colori acquamarine, tessuti fluidi come seta, seta twill anche. Fatto questa volta anche stampa digitale per prima volta. Ancora mare per Francesca Liberatore, apprezzata già lo scorso anno da Susie Menkes, severa giornalista del quotidiano statunitense Herald Tribune, quando sfilò tra i vincitori del concorso Next Generation. Dedica questa sua collezione ai fondali del Mar Rosso. È una collezione abbastanza couture, infatti è una delle prime complesse proprio a livello sartoriale che faccio. Diciamo il tessuto è molto ricco, shantung, taffetà, doppia georgette, quindi diciamo seta ovunque e forme molto couture, quindi molto strutturate, molto complesse e allo stesso tempo molto casual, quindi portate in una maniera molto rilassata o con usi ambivalenti. Mauro Gaspari, bresciano, classe 1979, tra i vincitori nel 2009 del progetto Fashion Incubator, propone una linea grafica ricca di tagli e costruzioni. Nero e bianco i colori dominanti nelle stampe a righe e su abiti cortissimi. Ci vuoi raccontare com'è nata questa ispirazione? Allora, questa collezione è ispirata all'architettura e ho inserito dentro il Goban, che perché è una collezione geometrica e minimale e col concetto di architettura, ovviamente minimalismo, struttura e geometria. Un bilancio per questa settimana della moda chiuso in bellezza. Positivo, credo che voi siate buoni testimoni di quello che è avvenuto in questi 7 giorni, grandi belle collezioni, una efficienza anche nel punto di vista della distribuzione fra giovani e grandi marchi, la logistica ha funzionato, siamo molto soddisfatti. Goodbye Maison Moschino, ci vediamo la prossima estate. Hotel alla moda, firmato Moschino. Uno scenario da favola, dove trascorrere qualche ora sorseggiando un drink per evadere dalla realtà metropolitana. Proprio come Alice nel Paese delle Meraviglie. Lo staff della Maison ha salutato la bella stagione con un aperitivo da sogno, grazie anche alla mano esperta dello chef stellato Michelin Moreno Cedroni. Non una semplice serata mondana, ma una vera e propria ode allo stile eclettico originale che da sempre contraddistingue il gusto della Maison italiana.
Sensual Emotions. È il compleanno dello stilista Joshua Fenu. L'Eleven Club Room, tempio della movida milanese, è stato scelto come setting di un party d'eccezione. Una festa unica, da fissare in agenda. Vietato prendere impegni quando protagonista della scena è il designer e produttore musicale Joshua Fenu. Una serata molto glamour, molti personaggi del mondo dello spettacolo per festeggiare il compleanno di Joshua e la presentazione della collezione Eyewear Primavera-Estate 2012 dello stilista. Un party che regala sensuali emozioni. Un artista emergente, un caleidoscopio di luci e colori. Dal Primal Futurism anni 70 all'American Movie anni 50. Questi due mood predominanti della collezione Primavera-Estate 2012, firmata a Van Cleef Milano. La giovane stilista fondatrice del brand sa il fatto suo e sotto un suggestivo colonnato quattrocentesco ha presentato i suoi capi fra musica, cibo e ottimi cocktail. Quante facce ha la fiction? Scopritelo con me! Una serata inaugurale degna di un re. Per la quinta edizione del Roma Fiction Fest, il red carpet dell'Auditorium Parco della Musica fa il tutto esaurito. Una parata di star del piccolo schermo ha sfilato davanti a una folla di fotografi per dire "Io c'ero". Clamore per l'arrivo di Jim Belushi, accompagnato dalla presidente della Regione Lazio, Renata Polverini. L'attore ha ricevuto il premio per l'eccellenza artistica. Così come Gigi Proietti, ospite d'onore come protagonista della fiction di apertura Il Signore della Truffa, che ha ricevuto il Roma Fiction Fest Excellent Award. Belle e bellissime non hanno voluto mancare. Anna Falchi, Rossella Brescia, Claudia Gerini, accompagnata dal suo Federico Zampaglione, Giorgia Wurt, Eva Grimaldi e Antonio Giuliani, Bianca Guaccero, Isabella Orsini, Nancy Brilli, Pamela Prati. Tutte super eleganti hanno sorriso ai flash. Sono arrivati anche i giovanissimi protagonisti dei tanto amati Cesaroni. La madrina della serata, Vanessa Incontrada, super fashion in nero. Sexy pure Deborah Caprioglio. I volti della TV non finiscono in una carrellata senza fine. Giovani e meno giovani, facce note e meno note, ma che si faranno? Ci sono Patrizia Pellegrini, Caspar Capparoni, Daniela Poggi, Sergio Assisi, Sebastiano Somma. Lunetta Savino è felice, anche a lei è andato il premio per l'eccellenza artistica. Inseparabili sfilano Simona Izzo e Ricky Tognazzi e si rivede anche Milena Miconi. Tante stelle per una notte romana indimenticabile. L'amore? L'importante è che sia baby. Insieme da 3 anni, nonostante la differenza di età,
Ezio Greggio e Simona Gobbi sono sempre felici e contenti. 57 anni lui, 23 lei, vanno d'amore e d'accordo e anche lo shopping insieme diventa complicità. In un negozio del centro di Milano, il conduttore di Striscia si fa mostrare alcuni abiti femminili. Poi saluta educatamente ed esce con Simona al fianco. Camminando fa lo spiritoso con i fotografi. Gli si avvicina un uomo in bicicletta e gli dice qualcosa all'orecchio. Greggio apre il portafogli e gli dona dei soldi. La passeggiata continua e a un ragazzo che gli chiede con insistenza di fare beneficenza risponde: io quando faccio la solidarietà la faccio dove so dove va a finire, non la faccio a casaccio per strada. Poi scherza con l'occhio indiscreto della telecamera che lo spia. Arrivato in hotel, entra. La Gobbi, sorridente e bella, non lo abbandona mai. Il TG delle celebrities, gli eventi, i gossip, solo a Class TV Moda News, solo su Class TV Moda. Vi aspetto alla prossima puntata.